Una partenza diversa, adesso le stesse grandi motivazioni per entrambe le squadre, confermare le buone cose dell'esordio per il Torino, rifarsi dopo la bruciante sconfitta di Verona per la Regina. Buon pomeriggio dallo stadio Granillo, da Daniele Barone e da Franco Causio. Parte il cileno, traversa piena, Regina ad un passo dal gol dopo 3 minuti e 30 con Carmona. Di Gennaro con il sinistro, ancora verso il cileno, siamo ad un metro dall'area di rigore. Di Gennaro prova ad entrare e poi la conclusione con la traversa colpita da Barilla. Corini in mezzo al campo, passaggio in verticale, Rosina, ancora Amoruso, palleggio sinistro! Che giocata! Super gol! Amoruso non esulta, l'aveva promesso, ma questo, signori, è un gol fantastico di Amoruso. Di Gennaro punta centralmente verso l'area di rigore, costretto a fermarsi, poi sinistro! E palla che finisce non di molto al lato. Corradi, palla sul sinistro, una rasoiata che fa venire ancora qualche brutto pensiero a Sereni. Barilla, il cross dentro l'area di rigore e l'autogol di Di Loreto, 1-1, 43esimo minuto. Il tocco di Di Loreto sul cross da sinistra. Sinistro di Rosina, Amoruso! Grande parata di Campagnolo. Di Gennaro dalla bandierina, palla che arriva e rientra Sereni. Diana verso Zanetti, riesce ad andare al traversone, il colpo di testa da parte di Barone e la parata di Campagnolo. Fischia l'arbitro, 1-1, questo sì. E il risultato finale al Granillo tra Regina e Torino,